Rischio caos normativo sulle province. Il riordino sembra destinato a slittare alla prossima legislatura, ma anche in caso di mancata conversione del decreto si rischia il vuoto normativo con le province ancora in piedi, ma senza possibilità di operare. E anche la città metropolitana per ora è solo un enunciato. La città metropolitana in questo momento non esiste, è un contenitore vuoto che si può riempire bene, si può riempire male. Infatti ieri a Roma abbiamo chiesto che sia data la possibilità ai comuni di aderire alla città metropolitana, non come un'adesione in bianco. L'adesione che in questo momento stanno facendo i comuni non è alla città metropolitana ma è alla provincia di Venezia. Non vedo nessun interesse da parte dei cittadini della provincia di Padova ad aderire ad un'altra provincia. Barbara Degani risponde con i numeri a chi accusa la provincia di sprecare denaro. Abbiamo però ridotto moltissimo quelle che sono le varie spese, dalle spese di rappresentanza abbiamo ridotto oltre il 50%, alle spese della comunicazione il 43%, anche al personale abbiamo speso circa un 5% in meno, pur essendo una provincia molto virtuosa dal punto di vista del personale. Siamo partiti con un debito molto importante proprio per pro capite che è di circa 310 euro a persona, cittadino padovano, siamo arrivati al 31/12 di quest'anno con 241 euro pur mantenendo quelli che sono i servizi. Da segnalare l'assegnazione di un nuovo bando europeo che stanzia 200.000 euro per un sistema di monitoraggio della piena del Muson dei Sassi. Il fatto di poter fare questi investimenti è una cosa importante per quanto ci riguarda, ma è ovvio che riguarda i dati, dopodiché bisogna agire in maniera conseguente e quindi qui spetta davvero alla Regione di agire sul Muson perché è un fiume che oggettivamente è pericoloso. Sta procedendo anche il bando per l'ammodernamento delle piccole imprese che godranno di un finanziamento a fondo perduto pari al 25% dell'investimento. Hanno risposto 710 imprese, ma 31 hanno già rinunciato per problemi di liquidità. Il fatto che ci siano delle rinunce ovviamente ci fa pensare, scorreremo la graduatoria, però ci fa pensare che ovviamente il momento è oggettivamente critico.